La prima cosa che faremo ovviamente dal 1 luglio l'Assemblea nominerà un nuovo consiglio di amministrazione. Alcuni atti operativi e concreti già sono stati svolti in questi giorni, perché come sapete abbiamo risposto al bando del Comune per l'affidamento dello stadio. Abbiamo già fatto tutta una serie di incontri anche insieme a Ima Reggiani, che mi affiancherà come direttore generale. In questa avventura abbiamo cominciato a colloquiare una serie di allenatori, abbiamo cominciato a individuare giocatori da poter portare nel Prato, anche capire se e quali giocatori mantenere per la stagione sportiva futura. Abbiamo lavorato per il nuovo sponsor tecnico, insomma non sembra, ma in questo ultimo mese abbiamo fatto tante cose. Quale campo verrà indicato per la prossima stagione? Perché sul fatto che Lungo Bisenzio possa essere pronto, c'è qualche dubbio pronto già per l'inizio del campionato. Stiamo lavorando anche per questo, abbiamo due o tre opzioni, sia ovviamente per i campi d'allenamento, perché il Lungo Bisenzio, se sarà pronto, probabilmente riusciamo a fare in modo che sia pronto anche il campo ausiliario, per cui per l'allenamento, ma probabilmente, come sapete, da fine settembre. La squadra dopo il ritiro comunque dovrà allenarsi e si dovrà allenare già da subito, da agosto, per cui stiamo cercando una serie di soluzioni. C'è anche Montemurlo tra queste soluzioni? Sì, Montemurlo potrebbe essere un'opzione, il problema è che dobbiamo essere certi che i lavori finiscano, non possiamo avere il dubbio che per qualche motivo, guardi i lavori al Paperino sono stato letto l'altro giorno che comunque erano partiti i lavori e poi sono stati bloccati, noi non ci possiamo permettere di essere sul filo del rasoio, che poi basta un piccolo disguido e la nostra squadra non ha il campo né per allenarsi né per giocare.